Ok, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Binge Drive e siamo con il mio nuovo microfono. Ma sto registrando con il nuovo microfono. Passa un attimo a farlo vedere. Questo è audio. Microfono Tonor. Questo è il microfono principale. Questo invece è della webcam. Però io uso sempre questo qua, ok. Questo è il volume che è dell'audio di sistema, quindi del gioco di sistema. Volume. Ho messo un po' di potenziamento a 60. Così in modo perché che si sente meglio e più forte. Questo è giusto un video anche gameplay, un video di prova con il mio primo video con la prova di questo nuovo microfono. C'è sempre la spugna questa sopra e pure il filtro antipop, quindi vediamo come va. Cercheremo di guidare questa Formula 2 in una città, ecco, vedete. Vedete come si spegne e come si accende. Questa cambia sequenziale, guardate. Sei marce. Va veloce. Dobbiamo cercare di non andare a sbattere però. Vogliamo vedere come si guida questa macchina. Oh, pure gli interni sono belli, guardate. Non è una cosa da tutti i giorni guidare una macchina, una Formula 2 su strada. Di sicuro è migliorata la qualità audio, visto che ora c'è il nuovo microfono. Devo solo vedere di migliorare la qualità e la velocità internet. Qua possiamo andare più veloci. Va bene, questo non è che posso andare esagerando. Ecco, già guardate dove sono andato. Vedete, cioè, metto la retromarcia senza schiacciare la frizione. Qua la posso pure schiacciare, vedete? Ora per esempio l'ho schiacciata la frizione. Posso mettere queste marce, però se metto la prima non serve neanche accelerarla. Infatti questa va da solo, pure metto la. Guardate qua, inserisco la prima senza schiacciare la frizione. Avete visto questa? Frizione posteriore. Prendiamo un po' di velocità e andiamo verso di qua. Poi guardate, metto la sesta e rimane a questa velocità costante, non devo neanche accelerare. Tanto che metto le marce, questa già accelera. Faccio un esempio di prova. Andiamo senza toccare l'acceleratore. Seconda, terza, quarta, quinta e sesta, ok. Con la sesta acceleriamo. Andiamo. Già consuma tanto carburante. Andiamo da loro che ci arriva la connessione internet veloce, perché deve essere veloce. Mi sembra che c'è delle impostazioni che si regolavano la gamma su BMG. Vediamo un attimo se è così, eh. Una gamma. Eccola qua. Magari se avete problemi vedete più chiaro, però forse è un po' troppo. Questo è perfetto per su YouTube. Se i video si vedono troppo scuro, vedete, questo è più scuro, non si vede niente, tutto buio. Invece questo è più chiaro, troppo luminoso. Lasciamo stare così, normale.
Capito? Siamo con un nuovo microfono filtro antipop. Questa è giusto una prova di video. Anche perché è bello come fare questo video. Vedere come si comporta la Formula 2 su... in questa mappa. Oh! Vabbè, eccoci. Pier Teman. Siamo alla versione del 2020, questa formula. Formula 2, però. Oh! Ecco qua, ecco qua. Vai, entra Francesco. Ma che apri? Aspetta. Sì, sto registrando. Senza web. No, guarda qua. Ma come si fa? Sono ancora... ecco, spero che questo video video prova, ecco, del microfono vi sia piaciuto. Questo devo ancora regolare, devo ancora vedere, non so, come va qua. Questa è la Formula 2 come mi ho guidato, spero che... Infatti, come ho fatto vedere, penso che non conviene. Troppo potenza, troppe marce lunghe, perché le marce sono lunghe. Consuma troppa pure. Vabbè, basta che la comandi. Poi un solo posto. Che ti serve un solo posto? Vabbè. Non conviene comunque. Quindi spero che questo video sia piaciuto. Non dimenticate di tenere in piedi, cercare una ragione, la carta di descrizione. Ma soprattutto grazie a questo video. Ciao al prossimo video. Ciao ciao. Ivan, ma.